Metal con Andrea Rock degli Undead. Allora come va? Bene, santo Dio, bene. Innanzitutto faccio un saluto a tutti gli amici di musica metal che continuate a portare questo genere musicale, ma il rock in generale, che è la cosa che fa in assoluto più piacere. Oggi qui nel backstage ne stiamo incontrando tantissimi di rockettari, tra musicisti, appassionati e anche il grande pubblico che c'è qua fuori, comunque testimone che questa musica è viva e vegeta e che quindi il lavoro che ci siamo fatti, io anche la vostra amica Arianna, comunque ha portato dei buoni risultati. Allora, tu hai in uscita un disco, ce ne vuoi parlare? Allora, sì, io sono uscito ieri, quindi venerdì 26, muore il re del pop e paradossalmente questo piccolo umile disco di tributo al punk rock, che è il disco degli Undead, si chiama Hell's Kitchen, è prodotto da Rude Records, è distribuito da Edel e fondamentalmente è un disco onesto. Questa è l'unica cosa che vi voglio raccontare, un disco onesto che nasce da una passione, 13 anni di punk rock, 13 anni tra concerti, backstage, costruire i palchi, smontare i teloni. Questo comunque non ha mai fatto sì che io mi dimenticassi di quelle che fossero le radici più importanti della musica, ovvero il punk rock, tre accordi che ti danno un sacco di cuore. Ecco, sicuramente non ci dire che ti piacciono tutti i gruppi dei Gods of Metal, per quali gruppi sei qua? Allora, io oggi sono venuto essenzialmente per i Backyard Babies, è tanto tempo che non li vedevo, l'ultima volta l'ho visti a Berna di supporto ai Social Distortion, che sono la mia band preferita, e poi vabbè, i Motley Crue sicuramente hanno scritto un capitolo bellissimo della storia, è chiaro che c'è molta curiosità e anche forse un po' di imbarazzo nel rivederli. Io devo dire che comunque Mick Mars bisogna assolutamente battergli le mani, perché con tutto quello che ha passato ancora sta per urlare la chitarra nella maniera migliore, quindi diciamo che sono loro quelli che oggi svegliano un po' il mio cuore di rock and roll.